Ciao, sono Lori, benvenuti sul canale. Oggi un nuovo video a tema piante. Vi parlo di due scoperte del periodo, due piante che ho acquistato da poco, che mi hanno fatto innamorare e che sto adorando, quindi ve ne voglio parlare. Allora, la prima ne avrete sicuramente sentito parlare perché diciamo che è molto comune tra le persone che fanno video a tema green, ed è la hoia, in particolare la hoia carnosa. Esistono tante varietà di hoia e molto comune in questo periodo la hoia Kerry, quella a forma di con la foglia a forma di cuore, che però non è una vera e propria pianta, ma è una talea fogliare che molto spesso non diventerà mai una pianta perché è stata tagliata male e quindi finisce che la foglia marcisce purtroppo e non diventerà mai una piantina. È molto difficile trovare la pianta madre oppure una talea ben tagliata e quindi diciamo che evito l'acquisto fino a che non troverò la pianta che dico io, tagliata come dico io. Quindi ho ripiegato sulla hoia carnosa, eccola qui, che è questa bellissima pianta dal portamento rampicante. La vendono sempre in queste strutture a forma di arco per farla appunto rampicare, e ha la particolarità di fare dei bellissimi fiorellini bianchi. Li fa nel periodo primaverile e sono dalla consistenza cerosa. Infatti questa pianta si chiama hoia fiori di cera, proprio perché la forma particolare di questi fiori. E mi dispiace non potervela far vedere fiorita, e su ovviamente internet trovate tantissime immagini di bellissimi fiorellini che fa, e ha la particolarità di farli sempre nello stesso posto, quindi attenzione a non toccare troppo la pianta perché rischiate di compromettere poi la fioritura. Ha bisogno di un ambiente luminoso ma non della luce diretta, e non tollera la siccità, quindi il terreno troppo asciutto. Le radici si asciugano troppo, si seccano e poi diventa impossibile recuperare la pianta, che andrà incontro a morte certa. Non tollera però neanche diciamo ristagni idrici, perché altrimenti le radici potrebbero marcire molto velocemente. È una pianta che non sopporta gli sbalzi termici, quindi cresce bene negli appartamenti, quindi molto molto bella da vedere. Un'altra bella pianta di cui mi sono innamorata è la clusia. Di questa se ne parla un po' di meno, e invece fa dei bellissimi fiori anche lei, sembrano delle camelie, e li fa anche lei nel periodo primaverile, e sono bianchi anche questi, quindi hanno qualcosa in comune, ma anche un pochino la forma delle foglie. Sono tutte e due con le foglie molto carnose, verde lucido, e questa pianta invece non tollera il freddo, quindi non va mai esposta a temperature inferiori a 18 gradi, e cresce bene appunto in inverno negli appartamenti. In estate si può spostare fuori, ma in mezz'ombra, quindi non collocatela mai in posizioni insomma di luce diretta, dove c'è il sole diretto. E niente, quindi anche lei è una bellissima pianta adatta alle persone che vogliono le piante fiorite, quindi non si accontentano di avere belle foglie, questo bel verde, ma vogliono anche i fiori. Quindi sì, lei fiorisce in casa, quindi è sicuramente una pianta ideale per chi ama le fioriture. E niente, queste sono le due piante del periodo di cui ho voluto parlarvi, e devo ancora girare questo famoso plant tour che volevo fare al più presto, farvi vedere tutte le piante che ho nell'appartamento, ma sono veramente tante piante, quindi bisogna trovare un attimino il tempo, perché poi ovviamente lo dilungherò a parlare di ogni singola pianta. Ci vediamo al prossimo video, e spero appunto di fare finalmente questo plant tour.